il pilota svizzero aveva nei confronti di Lyndon Rush un vantaggio di 13 centesimi. FT4 al termine della sua prima manche. È stato a lungo in testa però FT, e poi nel finale qualche errore di troppo lo ha penalizzato. In questa seconda manche, se andasse forte giù, come solitamente va forte in spinta, potrebbe buttare giù dal podio provvisorio a Lyndon Rush e creare anche qualche grattacapo agli atleti che ha davanti. Tempo di spinta 4,75, vicinissimo, anzi 4,75, identico tempo di spinta della prima manche. Dunque la parte alta ci siamo, sta facendo bene, vediamo un po', qui ben controllato l'uscita dalla 3. Sì, ha dovuto controllarla un po' con la guida. 91 km orari, quando si sale sopra i 91 è già un bel riferimento prima del toro. Qui però ha perso qualcosina, 21 centesimi. Lyndon Rush sta iniziando a rimontare. E Beate Efti nella parte finale non è che ne abbia moltissima, anche qui partito male, non ha perso proprio tantissimo, però la velocità un po' ne risente, 111.4 km orari. Non è granché, vediamo al prossimo intermedio. Pagherà un po' 13 centesimi, però 132 km orari di velocità possono consentire a Beate Efti di star davanti a Lyndon Rush. Vediamo come chiude, 14 centesimi. Buono. Nel finale anche lui guadagna su Lyndon Rush, ha fatto 55 e 45, si avvicina ancor più a quel 55-43 di Simone Bertat. Ha vinto 3 volte la classifica di Coppa del Mondo nel 4, ma sarebbe una prima volta nella Boba 2. Ecco la Russia 1, tempo di spinta 4,89, non granché, però Zubkov guida, sì. Guida benino il russo, ha fatto comunque meglio del 4,90 della prima manche, molto molto costanti nel rendimento questi atleti. Adesso però 20 centesimi di ritardo nei confronti di Efti, che in questa seconda non è che abbia concesso molto nella parte bassa. Lui è più veloce, 91.2 km orari, però Efti è giunto a 132 km orari di velocità di picco, che non è affatto poco, e Zubkov non deve commettere errori. Infatti comincia un pochino a guadagnare, sembrerebbe, anche qua è uscito abbastanza bene. Ma non guadagna più però, gli ultimi due intermedi, sì. 19 centesimi, e si è fermato lì, sì. 112 km orari, non è la velocità stratosferica che gli può consentire chissà quale rimonta. Qui è dietro come velocità di picco, resta lì, sempre 19 centesimi. Beate Efti va sul podio, va a recuperare una posizione su Russia 1, che chiude soltanto in terza posizione, 17 centesimi di ritardo. Intanto Alexander Zubkov, verosimilmente adesso è ancora sul podio virtuale, ma probabilmente ne scende tanto nella prima manche, 55-58. E adesso vediamo le spinta, 4,84 nella prima manche, meglio di Bertazzo, 4,82. Si migliora anche lui. Attenzione a Thomas Florschütz, aveva un vantaggio di soli 7 centesimi nei confronti di Beate Efti, però è andato forte, ma il tedesco ci sa fare. Adesso perde 2 centesimi, però vediamo cosa dice la Germania. 91.2 km orari, e gli altri tedeschi sono andati malissimo oggi. Lui invece va per il recupero, adesso recupera un centesimo. Vediamo la sua guida, intanto Ivan inizia a sentire un po' la pressione. Qui controlla bene sulla chicane, muovendo i pattini anteriori, ma non è stato pulitissimo. 111.7, 131.3, sono molto vicini, vedete resta lì, sempre 0-0-0, vicinissimi al millesimo. Qui i millesimi però non ci sono, occhio al centesimo. Germania 3, un centesimo soltanto, e dietro Beate Efti va sul secondo gradino del podio, almeno adesso è in testa provvisoriamente, ma insomma non voglio dire altro, perché adesso è il turno del leader della classifica provvisoria. Ha staccato le mani, è un piccolo errore, speriamo che non lo paghi. Cerchiamo di fare almeno lo stesso tempo di spinta. 4,87, va bene così, siamo meglio rispetto alla prima manche. 10 centesimi ancora di vantaggio, ce ne siamo mangiati un bel po', ma Beate Efti nella parte alta è imbattibile. Dunque forza ragazzi. Adesso recuperare. È uscito benissimo qua. 3 centesimi. Qui Beate Efti c'è addosso, ma risente ancora della sua spinta clamorosa. Adesso dobbiamo crescere. 90.8 km orari, ancora non ci siamo come velocità. 2 centesimi. Abbiamo perso, ma stiamo un po' interrompendo adesso quel trend negativo. Adesso crescere. Forza, adesso andiamo sulla chicane e affrontiamola bene, Simone. 3 centesimi, adesso andiamo a guadagnare un centesimo. 112 km orari. La velocità c'è. Forza Simone, sulle ultime curve adesso, con pressione.
132.1 km orari, c'è la velocità per Simone Bertazzo, 7 centesimi di vantaggio. Andiamo verso le ultime curve, la 17, la 18, e adesso andiamo sulla curva Monti, la 19, e ancora siamo sul traguardo, 14 Simone, centesimi, grande. Vittoria Italia, un altro acuto d'oro per Simone Bertazzo, che corona la sua miglior stagione di sempre con un altro successo. Strepitoso il pilota veneto sulle curve olimpiche di Cesana, imprendibile il rosso fuoco d'Italia 1, una grande giornata per il Bob Azzurro che torna a titolo definitivo tra i grandi di Coppa. 13 anni dopo l'ultimo squillo, il secondo posto finale di Günther Huber era il 1900, il secondo successo e il quarto podio stagionale.